L'esempio che può lasciare soprattutto ai giovani che l'hanno amata è proprio questo, che la rabbia che c'è oggi, l'odio, il senso di disperazione, una ragazza come lei l'è riuscita a consolidare in una efficace azione giornalistica. Questa mattina, presso la cattedrale di Brescia, si sono celebrati i funerali della giornalista Nadia Toffa. Centinaia di persone sono accorse da tutta Italia per portare il loro ultimo saluto alla conduttrice delle Iene. Nadia si è spenta all'età di 40 anni, ma già dal 2017 combatteva la sua battaglia contro il cancro. Fra le tante persone che hanno preso parte alla cerimonia funebre c'erano anche i colleghi di Nadia. Perché la gente l'ha amata così? Perché era autentica e l'ha capito. E soprattutto, ecco, se c'è una cosa che secondo me va valorizzata di Nadia, che in un'epoca come questa, tutta piena di odio, di senso di rivalsa, di cattiveria, di rabbia esplosiva, vedere in lei l'esempio di una che, organizzandosi bene, documentandosi, ha convogliato tutta questa avversità all'ingiustizia in qualcosa di concreto, di visibile e di civile. L'esempio che può lasciare soprattutto ai giovani che l'hanno amata è proprio questo, che la rabbia che c'è oggi, l'odio, il senso di disperazione, una ragazza come lei l'è riuscita a consolidare in una efficace azione giornalistica contro l'ingiustizia. Una ragazza simpaticissima, tosta, sincera, lei lascerà un segno in tutti noi. È molto bello però vedere tante persone che sono accorse per salutare sì, Nadia. Sì, perché si vede da tutta questa gente qua quanto lei veramente era una persona speciale veramente. Aveva gli occhi che esprimevano tutto. E poi coraggiosa. In questo mondo che non è tanto facile per nessuno. Le persone oneste si possono contare sulle dita della mano. Io non la conoscevo, però l'ho sempre ammirata su Facebook dal suo coraggio, della malattia che aveva. Ecco, l'ho veramente seguita emozionata. E come la ricorda? Bene. Stupenda. Io ammiro il suo coraggio, per me Nadia non è morta, è stata una missione la sua, ha sempre combattuto per la giustizia, quindi siamo qui perché pensiamo che lei avesse bisogno di tutto l'affetto del suo pubblico, anche per chi non l'ha conosciuta, non l'ha seguita sempre.